uscita finalmente la collezione Into the Wild e io sono andata subito ad arraffare qualcosa. Fortunatamente lo stand era abbastanza pieno, sono riuscita a trovare qualcosina e quindi vi voglio mostrare i prodotti. Nella collezione ho comprato la Bronzing Powder 01, A Tribe Called Wild, si chiama così, ed è fatta in questo modo, un'apertura un po', ogni volta che praticamente apro mi si spacca lo smalto, benissimo. Comunque è questa qui, ha i colori, un color rosa, un color rosa, un marroncino beige dorato, sì, e un color diciamo marrone scuro da utilizzare come terra. Questo ho provato a utilizzarlo come blush, ma è veramente molto molto delicato e non si vede quasi, quindi è adatto più che altro come illuminante. Questo credo di aver pagato sui 3,49 euro. Poi sempre della collezione Into the Wild, il lip gloss color fucsia, che ce l'ho su adesso, anche se ci sarà ancora. Sì, c'è ancora, ed è lo 01 Heart Chakra. E sì, purtroppo sulle labbra è abbastanza, vabbè, trasparente, ma già immaginavo. Comunque è questo colore. E poi sono riuscita ad arraffare gli ultimi due smalti che volevo, e cioè il 01 Desert Fox, che è quello simile al famosissimo Chanel Particulier, e il numero 02 Zulu. Sono riuscita ad arraffarli, erano gli ultimi due rimasti. E basta, questa era della collezione Into the Wild. Della collezione c'erano anche due matitoni ombretto, però non ero convinta al 100% di comprarli per via del colore. Uno era un giallino shimmer, l'altro era un color grigio fumo antracite, una cosa del genere. Comunque magari prima di acquistarli volevo vedere qualche swatch di qualche altra ragazza. Poi c'erano degli ombrettini e io mi ero decisa a prendere un ombrettino color rosa e grigio, una cosa del genere. Alla fine poi non l'ho preso neanche gli ombretti, magari li prenderò più avanti se riuscirò a trovarli. Non è che i colori mi facessero tanto impazzire, sinceramente. Poi ho comprato anche questo Essence Beauty, che è un Get Clean, che è per sono delle salviettine da portare in borsetta per le mani, per il corpo, per rinfrescarsi. E poi ho comprato della collezione Sun Club il lip gloss con protezione solare 6, e questo è il 02 Beautiful Bronze. Vediamo un po' com'è. Ah, guarda un po' che strano applicatore. Sì, è appunto, ha un profumo buonissimo. Ed è trasparente con dei riflessi dorati, anche questo molto carino, buon profumo. Ed infine il lip gloss, Lip Maximizer, c'era anche un altro colore, forse frutti di bosco, non so se questo ha un profumo, sa di limone. Hanno questi strani applicatori, non sono come al solito, guardate. Comunque, ah sì, anche questo trasparente ha un effetto, diciamo, plumper, dovrebbe almeno avere un effetto volumizzante. Niente, questi sono tutti i prodotti. Vi faccio vedere lo swatch che non vi ho fatto vedere del bronzing powder. Se riesco ad aprirlo, ha un'apertura un po' dura, che infatti ogni volta che l'apro mi si rovina un pezzettino di smalto, e vai, giusto così, tanto per. Comunque, questo è il, diciamo, dovrebbe essere blush, però purtroppo sulla pelle si vede pochissimo,
infatti, guardate, poco scrivente, l'ho messo qui, non vedrete niente secondo me, e come ho detto prima è adatto come illuminante. Questo è un beigiolino chiarissimo. Secondo me questi prodotti possono essere utilizzati anche come ombretto, secondo me. Ed è un color carne, ecco, un color carne da fare magari per il contouring. Ecco, questo per il contouring per chi ha la pelle chiara, questo color qui dovrebbe essere ottimo. Poi il colore più scuro, che diciamo è un marrone, che è questo qui. Non è che hanno una scrivenza eccezionale, però che è questo qui. Niente ragazze, questo è tutto. Se avete acquistato gli ombrettini e gli matitoni, fatemi sapere come vi siete trovati. Alla prossima. E ora mi pulisco con le struccanti. Ciao.